Con Vincenzo Simeonov, opposto della Tonno Calipo, Vibo Valentia, trasferta sfortunata quella per la Tonno Calipo in terra di Puglia, sconfitta per 3-0 subita da Castellana Grotte. Sì, penso che sono molto dispiaciuto per come è andata la partita, perché non l'abbiamo proprio giocata, quindi si vede che abbiamo lasciato la testa altrove, perché questa partita ci poteva dire molto sul nostro proseguo, soprattutto verso se volevamo aspirare ai playoff. Quindi penso che con questo netto 3-0 ormai è missione impossibile. Devo fare i complimenti alla squadra, a Castellana, che ha giocato col coltello fra i denti e ha ottenuto quello che voleva. Noi invece, da nostra parte, abbiamo offerto ben poca resistenza e non riesco a spiegarlo perché, visto che la partita durante la settimana l'abbiamo preparata nei minimi dettagli, quindi dobbiamo interrogarci su questa brutta partita da parte nostra. Vi aspettavate una Castellana Grotte così in forma? Assolutamente sì, lo dimostra anche le ultime partite e soprattutto la classifica che cominciano ad avere, quindi non stanno giocando sicuramente come la penultima del campionato. Quindi niente, sapevamo che sarebbe stata difficile, ma pensavamo almeno di giocarcela, non di dargli la vinta in partenza, perché questo è successo. Cioè, a parte i loro meriti, ci sono, penso, molti demeriti nostri. Continua la battaglia a distanza con San Giustino, che ieri ha conquistato un punto contro Modena. La prossima compiacenza cosa sarà in questo finale di stagione per la Tonno Calipo? Ah, questo finale di stagione, vedendo la classifica, adesso bisogna preoccuparci di metterci al sicuro dalla zona bassa e dalla zona calda. Quindi la prossima partita con Piacenza sarà una battaglia. Vengono a casa nostra, noi assolutamente dobbiamo fare i punti pensando alla salvezza. Poi dipende anche dagli altri adesso. Noi la nostra chance purtroppo oggi l'abbiamo persa. È difficile giocare su un campo così caldo come Castellana Grotte, nonostante il numeroso pubblico giunto da Vibo. Sì, devo prima ringraziare i nostri tifosi, che sono venuti due pullman, quindi mi scuso per la brutta figura che abbiamo fatto. Non è stato uno spettacolo degno di questo pubblico qua. Castellana lo sapevamo, sono campi caldi come lo è nostro, questo è un altro campo del sud in cui è difficile giocare. Più che altro è stimolante, perché il pubblico, il calore lo senti, e purtroppo oggi noi non abbiamo preso niente da questa atmosfera di allegria che c'era. Con quale testa si torna ad allenarsi in settimana? Ah, penso che dovremmo riflettere molto su questa partita, perché a fine stagione, non lo so, per me è inspiegabile. Se succede all'inizio stagione una cosa del genere, puoi dire non si è ancora amalgamato, ma siamo alla 23ª giornata del campionato, quindi non riesco a capire perché oggi non abbiamo proprio giocato. A parte, ripeto, i meriti di Castellana, noi li abbiamo aiutato molto.